Bentornato Goodyear, bentornata. Andiamo a vedere ora come recarti al tuo ufficio postale. Infatti dovremmo vedere cos'è la posta elettronica. Di norma la posta cartacea arriva più o meno ogni giorno. La posta elettronica è la rappresentazione digitale di lettere o cartoline. Più volte al giorno, se vai a consultare il tuo account, il tuo profilo, potresti trovare dei messaggi più o meno utili, i quali saranno scaturiti dalle tue iscrizioni presso i vari siti, i vari servizi, ma anche da un eventuale uso illecito che altre persone possono eseguire nei confronti di indirizzi email, i quali producono spam, phishing e malware in genere. La posta elettronica è comoda, rapida ed efficace. Permette contatti che altrimenti possono risultare lontani nel tempo tra un invio ed una risposta. Ed è una straordinaria invenzione del mondo informatico che ha migliorato senz'altro la comunicazione tra amici e conoscenti, soprattutto se sono distanti, e anche la relazione con le aziende, accorciando tra l'altro, come dicevo, i tempi e le distanze, e anche dando un tocco di umanità in alcuni casi. D'altro lato però ha introdotto strategie dannose che, se sono approcciate con superficialità da parte dell'utente, possono davvero fargli male. Infatti i malintenzionati, ogni qualvolta viene introdotta una novità, come in questo caso dalla tecnologia informatica, producono insane attività creative che sono mirate esclusivamente ai loro egoistici interessi, ossia a far soldi, non curandosi della debolezza altrui, anzi sfruttando proprio la debolezza altrui, facendo leva sulla naturale legge del più forte, che in questo caso è del più sapiente, ossia colui che sa più informazioni, conosce più informazioni. Ecco perché, come spesso dico, chi sa domina nel bene e nel male. Come disse lo zio Parker a Peter nel film Spider-Man, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Quindi è obbligo morale di colui che è detentore della conoscenza e del potere utilizzarlo nel modo più etico e produttivo possibile, ma purtroppo non è spesso così. Ma come potrai far uso della posta elettronica? Beh, naturalmente per farne uso dovrai usufruire di un servizio, e per usufruire di questo servizio dovrai possedere un dispositivo informatico, un computer, un tablet, uno smartphone, una connessione ad internet, un account, detto anche profilo, di posta elettronica. Questi sono gli essenziali. Potresti anche avere, se tu vuoi, un client, quindi un programma di posta elettronica per la sua gestione. Se sei a questo punto, naturalmente i primi due requisiti già li possiedi, ma un account di posta elettronica probabilmente lo possiederai, altrimenti dovrai crearlo. Per crearlo dovrai rivolgerti a dei fornitori di questo servizio che ti permetteranno di mettere a disposizione o gratuitamente oppure a pagamento un indirizzo di posta elettronica che ti crea uno spazio virtuale di casella di posta elettronica. In pratica la tua cassetta della posta fatta virtuale. In essa verrai recapitati i messaggi che riceverai, messaggi chiamati email, che potrai senz'altro leggere. Anche se oggi lo spazio messo a disposizione dai provider, dai fornitori di servizio, è dell'ordine di qualche gigabyte, è bene cancellare i messaggi che avrai di volta in volta letti, e successivamente è bene anche svuotare il cestino della tua casella virtuale. Questo perché, insieme al messaggio di posta elettronica, potrai ricevere degli allegati. Allegati che possono essere anche corposi, se sono dei file multimediali, se sono dei video, delle musiche. Quindi, con il passare del tempo, potrai saturare questa tua cassetta virtuale e quindi ciò ti inibirà la possibilità di ricevere ulteriori messaggi. Quindi, in sintesi, se non hai un indirizzo di posta elettronica, dovrai crearlo. Scegli uno
dai provider che attualmente sono a disposizione e registrati nel suo sito, compilando alcuni campi tra i quali i tuoi dati che sceglierai in piena libertà. Di seguito ti mostro un mini elenco di fornitori di servizi a cui puoi accedere per creare un indirizzo email libero, Alice della Telecom, Gmail del mastodontico Google, Fastweb, Hotmail o Live della Microsoft, Yahoo e anche il social network Facebook. Ricorda che questi non sono i soli fornitori di questo servizio. In alcuni casi la creazione di un indirizzo email e quindi di un account è strettamente legato ad un contratto di traffico voce o dati presso il dato fornitore, tant'è che a volte alla cessazione di questo servizio, se tu cambi fornitore di telefonia fissa, questo account ti verrà disabilitato e quindi anche l'indirizzo di posta elettronica, ma non è sempre così. A questa lista direi che possiamo aggiungere che molte aziende forniscono ai propri dipendenti un indirizzo di posta elettronica. La creazione di un sito anche dà la possibilità di creare un indirizzo di posta elettronica, come ho fatto personalmente con il sito thegoodry.com. Infatti ho a disposizione un indirizzo definito come info per informazione @thegoodry.com che deriva appunto dal sito che ho creato e al quale tu puoi inviare richieste o informazioni che riceverò direttamente e dal quale posso anche inviarti una risposta. Per creare uno o più indirizzi email dovrai registrarlo online. Come fare? Accedendo alla pagina del sito, quindi del provider, avrai una zona dedicata alla posta elettronica, chiamata a volte mail. Accedendo a questa pagina potrai trovare o dei campi che ti permetteranno di accedere al servizio se già sei registrato, quindi dovrai inserire il tuo indirizzo mail e la password, e troverai anche un pulsante verosimilmente per la registrazione. Cliccandoci sopra si aprirà una sezione nella quale dovrai compilare alcuni campi, tra cui i tuoi dati. Una zona di tua competenza e libera scelta è il nome dell'indirizzo email. La struttura di un indirizzo email di norma è così costituita. C'è una parte iniziale definita come parametro nome, la chiocciola, anche detta at in inglese, il nome del provider, quindi quello che ti fornisce il servizio, poi il punto e l'estensione di dominio. Il parametro nome lo potrai scegliere in tua piena libertà, ma non deve per forza di cose riferirsi a nome e cognome. Potrai anche utilizzare un soprannome, delle sigle, a tua libera scelta. Se lo desideri, puoi anche inserire dei caratteri oltre delle lettere in numeri, a meno di limitazioni imposti dal provider. Altra cosa di tua competenza, naturalmente, è la password per accedere al servizio. Non renderla banale per evitare che qualcuno la possa individuare. La scelta migliore per la password è utilizzare un misto di numeri, lettere e caratteri speciali, se è possibile, oltre alle maiuscole e le minuscole. So che può risultare difficile poi ricordarla, ma sarà altrettanto difficile anche craccarla per i malintenzionati. È come se tu mettessi diverse barriere tra te ed eventuali malintenzionati. È possibile che tu col tempo possa anche dimenticare la password di accesso. Non ti preoccupare, perché i provider prevedono per il recupero della password una procedura automatizzata. In fase di registrazione troverai una zona nella quale ti verrà richiesta una domanda segreta che ti permetterà di recuperare la password. Scegli o una tra le domande proposte e quindi digita nel campo sottostante la risposta, oppure crea una tua domanda segreta e la risposta personalizzata, ad esempio il tuo libro preferito, il nome di tua mamma, di tuo papà, di tuo fratello e sorelle e così via. In alternativa puoi anche inserire un secondo indirizzo email o anche un numero di cellulare al quale il provider invierà un SMS per avviare il processo di recupero della password. Sono tutti strumenti che permetteranno a te
di recuperare una dimenticanza e, come dicevo prima, rendere più ostica un'azione di malintenzionati. Per renderti cosciente, sappi che esistono degli strumenti che utilizzano i malintenzionati, dei programmi adatti ad individuare le password dei servizi. Programmi che sono anche alla portata di un neofita, in alcuni casi anche le guide d'uso. Quindi, con presa di coscienza e senso di responsabilità, decidi la tua password. Dopo aver terminato la registrazione, di norma avviene da parte del provider l'invio automatico a questo indirizzo email che hai appena creato, il quale ti comunicherà l'avvenuta registrazione al servizio. Dovrai accedere all'account e leggerla. In alcuni casi ti verrà richiesta qualche altra eventuale azione. Hai qualche dubbio su come decidere il fornitore? Beh, se la utilizzi come la maggior parte degli utenti, quindi per ricevere e inoltrare email senza particolari richieste, scegli pure ad occhi chiusi. Non perderai molto tempo nella selezione, a meno che tu non debba effettuare qualche specifica operazione. In questo caso sarà tua cura andare a ricercare questa caratteristica, individuandola proprio tra i vari fornitori di servizi. Quindi, in sintesi, vai a cercare un provider che ti fornisce questo servizio gratuitamente, in quanto non ha senso pagare qualcosa che puoi ottenere gratuitamente alle stesse condizioni. Verifica tutt'al più lo spazio che il provider ti mette a disposizione per la casella di posta elettronica, che, ripeto, potrà contenere allegati ai messaggi che riceverai. Allora, Goodyear, siamo nella pagina di accesso alla zona della posta elettronica del provider libero. Se tu già hai un account, naturalmente inserirai il tuo indirizzo email e la tua password qui cliccando su Entra, ma dato che non la possiedi dovrai registrarti. Clicca quindi sul pulsante Registrati ora e accederai alla pagina di registrazione. In questa zona avrai notificato dove potrai utilizzare l'indirizzo email che ora andrai a creare. In questo campo devi scegliere il nome. Simuliamo la registrazione di un nuovo indirizzo email, lo chiameremo thegoodyear@libero.it. Possiamo anche in questo campo scegliere la nostra password, che poi ripetiremo nel campo successivo. Come puoi vedere, ho una notifica che questa password è relativamente poco sicura, magari posso anche inserire dei numeri e, come puoi vedere, già migliora la situazione. Poi inseriamo un nome e cognome, scegliamo un nome e cognome generico giusto per questa simulazione, la provincia di residenza, il comune di residenza della tua città, la data di nascita, mettiamo tutti i parametri non veritieri per questa simulazione, il sesso maschio o femmina, il tipo di account che andrai a creare, se privato o un'azienda, nel nostro caso sarà senz'altro privato. Qui in questa zona potrai scegliere la domanda di sicurezza che ti permetterà di recuperare con una certa facilità la password. Scegli tra queste proposte oppure inseriscene una, come ad esempio puoi scrivere il nome del tuo sito. Magari cerca di renderla un po' personale per evitare che qualcuno la possa carpire. Ovviamente dai la tua risposta ed eventualmente scrivi anche l'indirizzo email alternativo per il recupero. Se vuoi anche un numero di cellulare che ti permetterà un miglior recupero della password, sotto questi campi c'è una zona relativa alle informazioni facoltative. A te la libera scelta se inserirle o meno. Ricorda sempre che qualsiasi cosa inserirai potrebbe essere utilizzata dal fornitore di servizio per etichettarti, quindi creare un profilo
e dargli la possibilità di inviarti comunicazioni commerciali, naturalmente più o meno necessarie. Prima di terminare, nella zona inferiore dovrai ripetere il codice CAPTCHA che sarà necessario per dimostrare al provider che questo processo non avviene automaticamente tramite dei programmi, ma tramite una persona, quindi digita pure la ripetizione di questo codice. Eventualmente non lo riesci a comprendere perché le parole risultano illeggibili, clicca sul pulsante per cambiare i codici. Dopo averli inseriti, dovrai selezionare altri campi relativi ad alcune condizioni di uso. Dovrai leggere le condizioni generali di contratto, dare un'approvazione specifica di alcune clausole riportate nel contratto, acconsentire o meno al trattamento dei dati personali relativi alla lettera E e F, in questo caso del contratto. Quindi seleziona sì o no a tuo piacere. Ed infine clicca sul pulsante Registrati. In alcuni casi ci sarà un'imposizione nella scelta di queste risposte a cui dovrai, in alcuni casi, sottostare a meno di un rifiuto dell'accettazione del servizio. Questo per quel che riguarda la registrazione di un indirizzo email di libero. Possiamo passare alla simulazione di un indirizzo mail di Fastweb. Come puoi vedere, la situazione più o meno non cambia. Dovrai inserire il tuo nome utente che corrisponderà al tuo indirizzo di posta elettronica, il tuo nome e cognome e data di nascita, anche qui una password che dovrà avere almeno 6 caratteri. Dovrai ripetere la password per confermarla, così ti eviti la possibilità di un errore di digitatura. Poi scrivi la tua domanda segreta e la tua risposta alla domanda segreta, infine il numero di cellulare per recuperare i tuoi dati. Se fossi già cliente Fastweb, seleziona questo segno di spunta ed eventualmente hai un altro indirizzo di posta elettronica, è conveniente sempre inserirlo in questa zona per recuperare meglio e più rapidamente la tua password, e al termine trovi la zona relativa alla privacy, nella quale dovrai, come precedentemente spiegato, accettare o non accettare. Ed infine cliccare sul pulsante Registrati. Terminiamo questa spiegazione con la creazione di un indirizzo email di Google, quindi Gmail. In questo caso, non avendo già un indirizzo email e una password che successivamente inserirai qua, clicca sul pulsante Crea account. In questa pagina dovrai inserire, come ormai hai ben capito, il tuo nome, il tuo cognome, il tuo nome utente che corrisponderà ad un indirizzo email che, ad esempio, si chiamerà thegoody@gmail.com, una password e una conferma alla password, come ormai ben sai, data, mese e anno di nascita, il tuo sesso, il cellulare per il recupero della password, un tuo indirizzo mail che già possiedi, sempre per accelerare il recupero dei dati. In questo campo dovrai inserire il codice CAPTCHA per dimostrare sempre che tu non sei un programma, accettare o meno i termini del servizio, che ovviamente dovrai accettare, e poi cliccare sul passaggio successivo per terminare la registrazione. Puoi ripetere questa registrazione su quanti provider tu vuoi, altresì potrai creare un numero variabile di indirizzi email anche con lo stesso provider. A te la scelta, Gooder. Alla prossima lezione, per iniziare ad inviare le tue email. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!